Vediamo un altro aspetto. Il tradimento degli italiani che facevano il gioco degli alleati. In fondo l'articolo 16 del Trattato di Parigi li tutela, tutti quelli che hanno sostenuto la causa alleata, anzi fino al 1947. Ma era ovvio che fosse così. Quanto c'è stato di tradimento italiano? Ma il tradimento, sulla parola tradimento, in questa storia, in questo periodo, bisogna fare delle tare non indifferenti. Non è tradimento l'atteggiamento dei tedeschi nei confronti del paese alleato, visto che studiano i piani di neutralizzazione con larghissimo anticipo rispetto ai fatti? Non è tradimento l'Italia che aggredisce la Grecia per la guerra parallela? Sì, ma noi stiamo parlando di capi delle forze armate italiani che danno un assist notevole all'inglese e agli alleati. Pantelleria, che si arrende senza sparare un colpo. Ma Augusta. Sì, ma se vogliamo... Più scandaloso è Augusta. Ma se vogliamo anche la difesa di Roma, dove Carbone dice che non c'è benzina e poi i tedeschi si impadroniscono immediatamente dei depositi di mezzo camino che rigurgitano benzina e munizioni e armi. Beh, di Carbone tutto si può dire, tutto il male possibile si può dire, ma non che fosse filo tedesco. Quindi il tradimento è un altro di quei filoni che fanno molto spy story e che spiegano quello che non si può spiegare. C'è la favola degli antifascisti che, secondo la propaganda fascista, indicavano agli alleati gli obiettivi da bombardare per far finire prima la guerra. Di favola, la Seconda Guerra Mondiale, che poi è la cosa paradossale, che ci sono fatti della Seconda Guerra Mondiale che sono molto più fantascientifici delle favole messe in giro ad arte, che però sono poco conosciuti e ai quali si stenta a credere. Ad esempio? Ci sono, ad esempio mi viene in mente la figura di un ufficiale polacco che per 2 anni scorrazzò per tutta l'Europa in uniforme da generale tedesco e partecipò ad alcune riunioni sia in Francia per quanto riguardava le opere di fortificazione di Rommel e sia in Ucraina per la guerra contro l'Unione Sovietica, non venne mai scoperto. Era una spia. Era un ufficiale polacco che parlava perfettamente il tedesco. Beh, ma quello era normale che ci fossero degli infiltrati, delle spie. Sì, no, ma io mi riferisco proprio a quegli episodi che sono assolutamente incredibili, molto più di una costruzione a tavolino o da sceneggiatura cinematografica. Poi il tradimento è una cosa del tutto relativa. Allora, quando Mussolini entra in guerra, l'antifascismo in Italia è pressoché inesistente e comunque disorganizzato. Quindi non ha alcuna voce in capitolo. E dopo il 1936 in Italia, cioè con la proclamazione effimera e se vogliamo oggi anche un po' ridicola dell'impero fuori tempo massimo, in Italia non si trovava un antifascista neanche a pagare il peso d'oro. C'era stata la diaspora verso la Francia. Quindi di quali tradimenti e di quali traditori possiamo parlare in Italia? Quando le cose si mettono male? Ci voleva una levatura intellettuale, culturale e soprattutto degli agganci che poteva avere solo chi proveniva da quel mondo e quindi sapeva come indirizzare. Ma noi consideriamo una cosa, la teoria del tradimento ad esempio ha investito moltissimo la Regia Marina. Ebbene, durante la Seconda Guerra Mondiale i codici italiani non sono stati mai violati dall'intelligence né inglese né americana. Anzi, gli italiani riuscirono a violare i codici nemici. Ma dice allora come si spiegano la battaglia di Punta Stilo, la battaglia di Mezzagosto, altro eccetera? Perché gli italiani furono intercettati nelle loro manovre solo quando utilizzarono il codice Enigma che all'epoca si riteneva del tutto inviolabile. Quindi i nostri servizi segreti funzionarono bene. Altro che tradimento. Però poi quello che accadeva è chiaro che anche a livello popolare lasciava evocare la cosiddetta quinta colonna, quindi il traditore, quello che aveva informato, quello che aveva detto, quello che aveva fatto in modo che. Ricordiamo il famoso manifesto di Boccasile, taci il nemico ti ascolta. Quindi Trizzino si è inventato tutto. Trizzino ci passò di guai con quella storia, no? Non si è inventato tutto.
Fucilata degli ammiragli, se riferimento a quello. La nave poltrona. Ma sì, certo. Settembre però, nero. Lo so, ma là ci furono processi. Oltre alle verità storiche ci sono verità processuali di cui in qualche modo dobbiamo tener conto. Io non mi fido molto della verità processuale legata a questo periodo, appunto perché sono andato a ritrovare le carte dei vari processi in una mia pubblicazione, L'Italia delle sconfitte. Guardate che le carte da tribunale sono illuminanti. Io non so perché molti storici o non ci sono andati oppure le hanno lasciate ai margini della narrazione. C'è uno spaccato dove alla fine non paga mai nessuno. Non paga mai nessuno. Custoza, Adua, Caporetto, la Grecia, la Russia, la difesa di Roma. L'Italia ha avuto un solo generale che è stato fucilato, che è il generale Nicola Bellomo. Ma fu fucilato dagli inglesi su un'accusa infondata, falsa, rivelatasi palesemente falsa. E Bellomo, però voglio partire da questo per arrivare a un altro fattore. Quando Bellomo venne arrestato dagli inglesi, venne immediatamente posto in congedo dal governo Badoglio, che così poté disinteressarsi della sua sorte, in quanto veniva processato non un militare, ma un civile. Bellomo rifiutò di firmare la domanda di grazia, che lo dicono gli inglesi, non lo dicono gli italiani, sarebbe stata sicuramente accolta, perché ci fu un corrispondente di un giornale inglese che si accorse subito che quel processo era una farsa. E quindi la domanda di grazia sarebbe stata sicuramente accolta. Lui si rifiutò, è stato fucilato. Ma perché gli inglesi vollero macchiarsi di quel crimine? No, certo, non debbono andarne orgogliosi. Perché dobbiamo ritornare al clima di quei giorni. Un solo soldato americano è stato condannato a una pena peraltro ridicola, immediatamente scarcerato, per gli eccidi di soldati italiani che si erano già resi in Sicilia. Le prime stragi in Italia, per quanto possa sembrare strano, sono state compiute dagli americani, perché il generale Patton diede alla sua armata l'ordine di non fare prigionieri. E quindi, quando si arresero gli italiani in determinate circostanze, non avesse al muro. C'è una sequenza che viene riportata pari pari dalla cinematografia americana, ma 75 anni dopo. Perché non si poteva spezzare il mito del soldato che portava la pace e la libertà. I crimini di guerra sono una caratteristica della guerra, di tutte le guerre e di tutti gli eserciti. Basterebbe questo anche per distruggere o per fare i conti con la storia sui crimini di guerra italiani, che non possono né essere negati e né sminuiti. Quella è la guerra. Disse... con la vittoria degli alleati, vado sul paradosso e con la storia controfattuale, anche perché negli anni Ottanta poi ci furono delle reazioni a livello diplomatico anche molto dure da parte della Germania, Repubblica Federale Tedesca, su una statua che venne dedicata ad Arthur Harris, il capo del Bomber Command. Arthur Harris è lo stesso uomo che fece pianificare ai suoi esperti la tempesta di fuoco su Amburgo e soprattutto su Dresda, che era una città ospedale. Se la guerra l'avessero vinta i tedeschi, nella Norimberga susseguente, probabilmente sarebbe stato impiccato Churchill e anche Arthur Harris. Quindi in guerra la morale è sempre doppia. L'etica è una cosa che non appartiene alla guerra, anche se l'uomo si è sempre illuso di poterla disciplinare, no? Io faccio sempre l'esempio. Ricordi dell'AIA. Esatto. Perché è morale. E essere sbudellati da una baionetta dove magari puoi morire 5 ore dopo tra atroci sofferenze, ed è immorale, quindi vietato, utilizzare la pallottola esplosiva Dum Dum. Perché è immorale blockbuster da sganciare su una città di legno sapendo che genererà la tempesta di fuoco? Quindi questo diventa improvvisamente morale perché c'è una guerra da vincere e non si possono usare i gas perché sono vietate le convenzioni internazionali. In tutti i crimini compiuti dal nazismo nella seconda guerra mondiale ce ne manca uno: l'uso dei gas in guerra.
Però abbiamo quella pagina di giallo, che non è più un giallo, del dicembre del 43, del bombardamento tedesco mirato su una nave al porto di Bari, la John Harvey, che aveva le stive piene di iprite. È chiaro, rifacciamo la storia controfattuale. Se quella nave era arrivata carica di iprite, perché si era pensato di usare i gas, e dove era il fronte allora? Sulla linea Gustav, cioè nel centro dell'Italia, che non si riusciva a sfondare. Poi si sfonderà nel 44 con Montecassino, dopo aver tentato nel dicembre del 43 inutilmente di sfondare sull'Adriatico ad Ortona.